Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, abbiamo appena celebrato l'ascensione del Signore due giorni fa e siamo nella novena di Pentecoste, ci prepariamo a vivere questi giorni in modo particolare invocando con forza lo Spirito Santo e preparandoci bene con una novena alla solennità della Pentecoste. Nell'ascensione del Signore abbiamo letto quel passo dell'Evangelista Marco in cui il Signore diceva in mezzo ai Suoi Apostoli, diceva andate in tutto il mondo, dava un mandato, un missionario, andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo della salvezza e battezzate in Spirito Santo, chi crederà sarà salvato, chi crederà nel mio nome sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. E poi diceva il Signore, questi sono i segni che accompagneranno la vostra opera, nel mio nome scaccerete i demoni, parlerete lingue nuove, prenderete in mano serpenti, se berrete qualche veleno non vi farà, non vi recherà danno, imporrete le mani ai malati ed essi guariranno. E poi l'Evangelista conclude che gli apostoli andarono, come il Signore aveva detto, in tutto il mondo e il Signore stesso confermava la loro opera tramite segni, miracoli e prodigi che accompagnavano l'opera, per dire che il Signore asceso al cielo è rimasto però in mezzo a loro. E quindi quei segni, quei miracoli confermavano la presenza del Signore che, come aveva detto in precedenza, non vi lascerò orfani, io resterò sempre con voi fino alla fine dei giorni, ma resterò non più con la mia presenza visibile in carne ed ossa, ma resterò tramite il dono dello Spirito Santo. E allora capiamo bene che questo è il mandato del Signore agli apostoli ed è il mandato che vale per sempre, per la Chiesa di tutti i tempi, il mandato missionario. E allora se Gesù è Dio, se Gesù è il Figlio di Dio, queste parole hanno un peso specifico. Certo, se Gesù non è Dio, allora la storia porta a cambiare, gli eventi cambiano, no? La storia passa, i tempi cambiano e quindi quelle parole perdono di spessore. I tempi sono cambiati, viviamo nella società multietnica, multiculturale e quindi quel mandato di Gesù una volta poteva valere ma oggi non vale più perché i tempi appunto sono cambiati e dobbiamo vivere e convivere in mezzo a una società pluralista e quindi rispettare tutte le religioni come è giusto che sia, ma capiamo bene che il problema è questo, se Gesù è Dio allora quelle parole hanno un peso e valgono ancora per la vera Chiesa di Dio. Se Gesù non è Dio, allora si possono cambiare. Perché dico questo? Perché Bergoglio, sappiamo bene che ha cambiato il Vangelo di Cristo. Lui che insegna che il proselitismo è una sciocchezza, e lo ha insegnato anche ai ragazzi in un contesto di appunto di insegnamento, quando Bergoglio ha parlato agli studenti di Roma, mi ricordo che disse proprio queste parole, non fate proselitismo, il proselitismo non è giusto, e in altre circostanze Bergoglio ha lasciato intendere o ha detto esplicitamente che il proselitismo è una sciocchezza, non bisogna farlo. E allora mi chiedo, quale concetto ha la falsa chiesa di proselitismo? Certamente non bisogna evangelizzare con la violenza, non bisogna in nome di Dio compiere violenza, questo certamente non è un proselitismo giusto, ma il proselitismo che ci chiede il Signore è la testimonianza aperta in mezzo a tutti i popoli, in mezzo a tutte le nazioni, e il Signore ci chiede di non vergognarci del suo nome, di non vergognarci della sua croce. Abbiamo visto Bergoglio che qualche settimana fa ha fatto rimuovere la croce di Cristo perché doveva parlare in un contesto dove c'erano anche i musulmani, dove c'erano agnostici, atei, appartenenti ad altre religioni, ha fatto togliere la croce di Cristo. E allora questo è il concetto di proselitismo che ha la falsa chiesa, cioè bisogna rimuovere Cristo pur di dialogare con gli altri, pur di instaurare una nuova civiltà, un nuovo umanesimo, una nuova fratellanza universale, ma questo tradisce clamorosamente il Vangelo stesso di Gesù Cristo che ha detto agli apostoli andate in tutto il mondo
a predicare il Vangelo della salvezza, a battezzare nel mio nome, chi crederà sarà salvato, chi non crederà non sarà salvato. E questo mandato vale per i discepoli di Cristo, quindi gli apostoli, i discepoli di Cristo non possono vergognarsi di Gesù Cristo, non possono vergognarsi del nome di Gesù, non ma devono testimoniare con la loro stessa vita e con le parole. E poi ecco, nella Fratelli Tutti, Bergoglio dice che è una sapiente volontà di Dio che ci siano tutte le religioni, e quindi lascia intendere che ogni religione è via di salvezza indipendentemente dall'annuncio del Vangelo. Ecco, certamente gli appartenenti alle altre religioni si salvano se vivono secondo retta coscienza, se non hanno conosciuto il vero Dio, ma il messaggio è rivolto agli apostoli del Signore, alla vera Chiesa. Quindi la Chiesa di Cristo non può sottrarsi all'annuncio del Vangelo, la vera Chiesa di Cristo non può sottrarsi a dire che Cristo è l'unico Redentore, che è l'unico Salvatore, che il Cattolicesimo in particolare è l'unica religione vera, in quanto è quella voluta e istituita da Gesù Cristo con a capo il Romano Pontefice, che è il perpetuo e visibile principio e fondamento della unità della fede, di tutta la Chiesa. E allora capiamo bene che queste cose ci fanno riflettere. La falsa Chiesa rinuncia a evangelizzare, rinuncia a dire che Cristo è l'unico Salvatore, rinuncia alla propria identità proprio perché non è la vera Chiesa di Dio. Ecco, Bergoglio è stato messo lì dalla massoneria ecclesiastica, e questo ormai l'abbiamo capito, lo sappiamo, è stato piazzato sul trono di pietro dalla mafia di San Gallo, come ha rivelato il cardinale Dannels, e come ormai ecco, abbiamo capito da tanti indizi e soprattutto dai complimenti che egli riceve dalla massoneria ecclesiastica e dalla massoneria internazionale, dai media che sono in mano alla massoneria e così via. Ecco, Bergoglio è stato messo lì dalla massoneria, e allora capiamo bene che la massoneria si è scelto uno simile a lui, similis cum similibus, i simili stanno con i loro simili. E certo non potevano scegliere un papa cattolico, un papa che difendesse la tradizione, un papa che difendesse la dottrina, quindi hanno scelto uno di loro, uno dei loro. Tanto è vero che il cardinal Dannels, quando Bergoglio esce per la prima volta, si trova proprio sulla loggia di San Pietro, e il protocollo del cerimoniale non prevedeva la sua presenza in quel luogo. Bergoglio, quando esce per la prima volta e si manifesta al mondo con quel buonasera, che non ha nulla di cristiano, cioè non esce nel nome di Gesù Cristo, ma esce nel nome del buonasera, nel nome di vogliamoci tutti bene, fa un gesto anche massonico, il gesto del marrano. Se voi cercate, fate una ricerca su Google e scrivete signum marranum o gesto del marrano, e vedrete che come prima immagine vi esce Bergoglio nel giorno della sua elezione, fa un gesto per far capire ai suoi compagni massoni che ce l'hanno fatta, che hanno vinto, che hanno usurpato il trono di pietro, e per farsi riconoscere al mondo per quello che è, e cioè un massone. E quindi questo lo dice il cardinale Dannels, e la sua presenza proprio nel giorno della sua elezione sulla loggia di San Pietro testimonia proprio che lui ha lavorato per scegliere un candidato di loro gusto. E quindi a capo della Chiesa, quella che chiamano Chiesa Cattolica, c'è un Papa massone, c'è un Papa usurpatore, c'è un Papa che non è scelto dallo Spirito Santo, che non è scelto da Cristo. E allora mi chiedo quale Chiesa Bergoglio sta guidando. Don Alessandro si è sgolato in tutto il mondo, in tutti i modi, per dirlo in tutte le lingue con la evangelizzazione, e ancora ecco, lo ribadisce tutti i giorni, non è la Chiesa Cattolica. Se c'è un Papa messo dalla massoneria, scelto dalla massoneria, che ha lavorato nel segreto per far rimuovere il vero Papa di Cristo, il vero Papa della Chiesa Cattolica, che non si è dimesso validamente e ha messo lì un Papa massone, quella non è più
la Chiesa di Cristo, quella è un'altra cosa. E innanzitutto sono scomunicati, questa gente, cardinali, vescovi, massoni, sono tutti scomunicati, i loro atti sono invalidi e anche, possiamo dire, non possono scomunicare. E quindi la nostra scomunica è invalida, la riduzione allo stato laicale di Don Alessandro tanto più è invalida, e questa è la nostra certezza davanti a Dio. Nella nostra coscienza sappiamo di non essere impostori, ma sappiamo di essere rimasti nella vera Chiesa, quella del cardinale Bergoglio, del vescovo Bergoglio. Non è la Chiesa cattolica, è una Chiesa che ha usurpato la Chiesa cattolica, il trono di Pietro, ma è la Chiesa delle tenebre, quella che era predetta dalle profezie, la Chiesa della massoneria, la falsa Chiesa predetta da Padre Pio a Don Amort, la falsa Chiesa di cui parla Monsignor Fulton Sheen, la Beata Caterina Emmerich, e che le profezie ci indicano, specialmente il messaggio di Fatima, quel messaggio che prevedeva l'avvento, che prevede l'avvento di una falsa Chiesa apostata, e quindi se apostata dai vertici, dalla sua gerarchia, vuol dire che non è più la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo non può essere apostata, proprio perché Gesù ha garantito la presenza dello Spirito Santo, in particolare tramite il suo vicario, e quindi un Papa apostata non può essere, un Papa eretico palesemente non può essere, un Papa che lavora contro il Vangelo di Cristo, che predica un altro Vangelo, non può assolutamente esistere. Tanto è vero che anche Sant'Alfonso de Liguori, quando studiava questa possibilità dell'avvento di un Papa eretico, lui dice: se un Papa fosse eretico, e così anche il Bellarmino, si autodeporrebbe da sé, nessuno ha il potere di deporre un Papa, ma in quanto se fosse eretico si deporrebbe da se stesso, in quanto scomunicato e fuori dal corpo dal corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Ma dice Sant'Alfonso de Liguori, questo non potrà avvenire, proprio perché c'è la promessa di Cristo che garantisce un carisma, un'abilità al suo vicario, al Romano Pontefice. E allora questi sono tutti segni che ci confermano che la Chiesa di Bergoglio, come disse tra l'altro anche Monsignor Grasida, un vescovo coraggioso, molto anziano ma coraggioso, che disse: la Chiesa che guida Bergoglio certamente non è la Chiesa cattolica, è il Papa, sì, ma non della Chiesa cattolica. E questo lo diciamo anche noi: Bergoglio guida una falsa Chiesa, una Chiesa che è la Chiesa della massoneria, la Chiesa delle tenebre. E allora, come si fa ad andare a messa in unione con Papa Francesco? Papa Francesco che non è il Papa della Chiesa Cattolica, non è neanche un antipapa, ma è appunto il falso profeta, è un falso profeta che predica non in nome di Cristo, ma in nome di Satana, in nome di Belzebul, e inganna la gente con il suo umanitarismo, con il suo filantropismo e con tutti i suoi principi massonici che insegna. E allora questa è la questione fondamentale: perché Don Alessandro è stato ridotto allo stato laicale? Perché la falsa Chiesa vuole attaccare la messa, vuole attaccare quella che è la nostra forza, cioè la messa vera, la messa celebrata in unione con Papa Benedetto XVI, quella messa che è potenza di Dio e che ancora tiene viva la Chiesa Cattolica. Quindi non solo il Santo Rosario ci unisce, non solo l'unione con Papa Benedetto, ma la Santa Messa, quell'attacco alla Santa Messa che i massoni pretendono di eliminare, la Messa vera, quella diciamo in vetus ordo, ma quella in unione con il vero Papa che regge ancora il mondo, regge ancora la vera Chiesa, che ancora ci dà speranza di vittoria. Quindi io vedo in tutto questo un attacco alla Santa Messa, quell'attacco che ormai è evidente, e Bergoglio ha anche attaccato il motu proprio di Papa Benedetto sulla Messa, che dava la possibilità di celebrare la Messa in latino, la Messa antica, senza
ricorrere a, diciamo, all'ordinario, senza ricorrere al vescovo, senza il permesso di nessuno, ma Bergoglio, che dice di essere il Papa, con il Papa che chiamano emerito ancora in vita, si permette di modificare, di disprezzare quel documento stesso che appunto invece rivalorizzava la messa di sempre, la messa antica, quella messa che è il culto vero gradito a Dio e soprattutto se celebrato nella comunione con il Papa. E allora io mi chiedo, tanti sacerdoti si fermano, si arenano su questo punto, si bloccano dicendo sì, Don Alessandro predica bene, dice la verità, ma la messa è ancora valida. La messa è ancora valida in parrocchia perché ci sono le condizioni oggettive per la validità del sacramento. La messa e i sacramenti sono validi, ma io mi chiedo, ecco, i sacramenti non si celebrano forse nella unità della fede, nella comunione ecclesiale, perché non andiamo dagli ortodossi? Perché tanti fedeli che vedono l'apostasia in chiesa non vanno dagli ortodossi a celebrare che almeno predicano bene il Vangelo, almeno predicano bene la dottrina, anche se non sono uniti al Papa, se non riconoscono il primato di Pietro? Per quale motivo? Proprio perché non siamo uniti nella stessa fede, quindi per essere uniti nella fede dobbiamo esserlo necessariamente con il nostro Papa. E quindi i sacramenti si celebrano nella unità della fede. Quindi questi sacerdoti che hanno capito bene come stanno i fatti e che non riconoscono Bergoglio come Papa, mi chiedo come possono ancora avere il coraggio di dire all'altare del Signore in unione con il nostro Papa Francesco. Di quale unione state parlando? Di quale unione dite ai fedeli di essere partecipi, se non l'unione nella menzogna, se non l'unione nella apostasia, se non l'unione nella falsa chiesa di Satana, la sinagoga di Satana, che non è più la chiesa di Gesù Cristo? Ma per celebrare i sacramenti bisogna essere a priori, prima ancora di presentarsi all'altare del Signore, bisogna essere uniti nella stessa fede e con lo stesso Papa. Quindi un conto sono quei sacerdoti che magari non capiscono e hanno dubbi su chi sia il Papa, ma un conto sono quelli che hanno capito bene chi è il vero Papa, cioè Papa Benedetto, e fanno finta di niente e continuano a perseverare nell'errore, e in questo modo traviano e ingannano anche tanti fedeli che invece cercano la verità. E tanti fedeli invece hanno il coraggio di staccarsi da queste false guide per perseguire la propria coscienza, per non associarsi all'apostasia, all'errore. E quindi non siamo noi che allontaniamo i fedeli dai sacramenti, ma noi diciamo che i sacramenti si celebrano nella unità della fede e quindi con il vicario di Cristo, che è Papa Benedetto XVI. Quindi questa non è una questione secondaria, ecco perché allora ci attaccano, soprattutto attaccano la Santa Messa, quella celebrata pubblicamente, proprio perché sanno che la Messa, come diceva Padre Pio, regge il mondo. Diceva Padre Pio, è più facile che il mondo si regga senza il sole, che il mondo vada avanti, senza il sole, senza il suo corso naturale, piuttosto che senza la Santa Messa. E allora una, due, tre, quattro, 10 sante messe celebrate nella verità della fede, in unione con il Papa, e nel mondo non so quante messe siano celebrate come Dio vuole, cioè nella verità, in modo pubblico siamo in pochi, magari in modo clandestino siamo in tanti, siamo di più, ma queste sono le messe che tengono ancora in piedi il mondo. Senza queste messe il mondo crollerebbe, il mondo sarebbe in mano completamente a Satana. E allora ecco perché ci attaccano e ci arriva la riduzione allo stato laicale, probabilmente arriverà anche a me, ma noi celebreremo sempre la messa anche di nascosto, anche nelle catacombe, perché sappiamo che quella messa è il culto vero, gradito a Dio, e sappiamo che quella messa regge ancora il mondo, regge ancora la vera Chiesa, che dovrà emergere e dovrà trionfare, come le profezie ci indicano, come la Madonna stessa ci ha detto: il mio cuore immacolato trionferà.
E allora non scoraggiamoci, carissimi fratelli e sorelle, davanti allo scenario che stiamo vivendo. Abbiamo la certezza che se siamo nella verità, se siamo nella comunione ecclesiale, allora potremo sempre celebrare un culto gradito al Signore. Il culto che Dio gradisce è quello in spirito e verità, non il culto apparente, non un culto formale, non un culto che appaga la propria anima solo per aver celebrato un precetto, ma Dio cerca gli adoratori in spirito e verità, come dice Gesù alla Samaritana, non adorerete più Dio sul Garizim o in Gerusalemme, sul Sion, ma adorerete Dio in spirito e verità. E quindi se siamo nella verità della fede, se siamo nella vera comunione ecclesiastica, uniti al nostro Papa Benedetto XVI, potremo sempre, sempre celebrare un culto gradito a Dio, anche magari non avendo più la messa a disposizione, ma dove lo celebriamo sull'altare del nostro cuore, lì dove c'è la presenza vera di Gesù, perché Dio è verità e non può essere unito alla menzogna, non può essere nell'apostasia, non può essere nella confusione, non può essere nella eresia e così via. E allora ci prepariamo, dicevo all'inizio, alla Pentecoste, ci prepariamo con la novena a invocare ardentemente lo Spirito Santo che ancora il Signore ci dona, lo Spirito Santo che vive nella Santa Chiesa di Cristo, ma quella vera, quella che Cristo ha voluto, quella che Cristo ha istituito. E allora, come Pietro, no, nel giorno di Pentecoste disse pubblicamente: oggi si è compiuta la profezia di Gioele, Gioele che parlava del giorno del Signore, il profeta Gioele che diceva e fonderò il mio spirito su di voi e i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani avranno sogni, ci saranno grandi manifestazioni dello Spirito Santo in cielo, sulla terra, ci saranno segni eclatanti di fuoco, di sangue, di colonne di nubi, dice il profeta Gioele, e il sole si tramuterà in tenebre, la luna si tramuterà in sangue, diventerà di sangue, tutti segni apocalittici possiamo dire. Ma San Pietro disse: oggi si è compiuta questa profezia nel giorno di Pentecoste, ma questa profezia si compie lungo tutto il corso della storia. Il Signore sempre effonde il suo spirito per la vera Chiesa, sempre la ricolma di carismi, di doni particolari e sempre le dà tutte le grazie necessarie per affrontare le prove, per affrontare tutto quello che è di impedimento all'avvento del regno di Cristo. E allora anche oggi più che mai, che siamo negli ultimi tempi, abbiamo bisogno di una nuova effusione dello Spirito Santo, abbiamo bisogno, e già lo vediamo nella vera Chiesa di Cristo, nel piccolo resto vediamo quante persone profetizzano, quante persone hanno segni, quante persone hanno sogni, visioni. Queste sono manifestazioni della vera Chiesa, che siamo nella verità, così come lo Spirito Santo ci dimostra che è vivo, è presente in mezzo a noi ed è Lui che guida la vera Chiesa di Cristo, lo Spirito Santo che vive in Papa Benedetto XVI, Lui che è il catecon, che ancora trattiene l'avanzata finale del mistero di iniquità. E dicevo, abbiamo bisogno anche oggi più che mai di una effusione potente dello Spirito Santo per affrontare questa situazione apocalittica, per affrontare le sfide che ci attendono, per affrontare una società in mano a Satana, per affrontare una falsa chiesa anch'essa in mano a Satana, sinagoga di Satana, che lavora per distruggere il cattolicesimo dalla faccia della terra e per adeguarlo all'agenda del nuovo ordine mondiale e di tutto quello che sappiamo. E allora invochiamo più che mai, dicevo, lo Spirito Santo in questi giorni, e sicuramente vedremo i segni, vedremo i prodigi, vedremo la sua azione costante che ci accompagna, vedremo che se confideremo veramente in Dio non saremo delusi. Il Signore vive, ripeto,
nella sua vera Chiesa, e questa è la nostra forza, questa è la nostra consapevolezza, questa è la certezza della nostra vittoria. E allora vieni Spirito Santo, vieni per Maria, invochiamolo spesso, ripetiamolo spesso in questi giorni, ripetiamo sempre questa giaculatoria: vieni Spirito Santo, vieni Sancte Spiritus, vieni per Maria, vieni Santo Spirito e rinnova la faccia della terra, vieni Santo Spirito, il mondo ha bisogno di te, vieni Santo Spirito, Spirito di verità, Spirito di amore, Spirito di fuoco, Spirito di potenza, vieni Santo Spirito a dissipare le tenebre, vieni a rendere giustizia ai tuoi figli, ai figli di Dio che gridano a te notte e giorno, vieni Spirito Santo, vieni soprattutto a condurci a Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo, come diciamo nella sequenza, un raggio della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, dei credenti. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo senza la tua forza, nulla è senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur.